no? Nel senso che nelle difficoltà poi si vede chi ha equilibrio, chi rimane in piedi, si pesano gli uomini. Quindi è un momento in cui dobbiamo mantenere una linea di equilibrio, di logica, di costruzione. Io sto ricercando quello anche, no? Nel senso che nelle difficoltà poi si vede chi ha equilibrio, chi rimane in piedi, si pesano gli uomini. Quindi è un momento in cui dobbiamo mantenere una linea di equilibrio, di logica, di costruzione. Io sto ricercando questo con la squadra. Il 3-5-2. Ma guardate, questa squadra ha nelle corde questo atteggiamento. In questo momento manca anche comunque Salomon, che è un giocatore comunque per noi importante, come gli altri, però è un giocatore che eventualmente con quel tipo di atteggiamento può ricoprire un ruolo importante. Ma non mi soffermerei a toccare l'atteggiamento tattico, no? Perché è chiaro che è giusto quando il risultato è sempre la cosa più importante, no? E quindi poi, magari come Cittadella può essere stato visto come un segno di andare ad abbassarsi, invece non è così, perché io in quell'occasione ho letto semplicemente che stavamo soffrendo perché le uniche occasioni che il Cittadella ci aveva creato erano su dei cross, no? Dove noi ritardavamo l'uscita, eravamo sempre un po' in ritardo su questa palla, e allora loro con un atteggiamento di rombo, ho ritenuto di mettere Zampano che ci poteva dare. Avendo copertura con i tre centrali sui due attaccanti e sul loro rombo, diciamo, quel vertice basso che era Aguana, anzi, potevamo spingere di più. La mia ricerca in quel frangente era quella di assorbire di più l'entrata del terzino e di poter riattaccare un pochettino maggiormente, prendere più campo con i due quinti, con Grillo e con Zampano. Per quanto mi riguarda, io credo che in questo momento il nostro atteggiamento non deve cambiare. Non deve cambiare perché io non sono un disfattista, l'ho sempre detto, anzi credo che in questo momento ci deve essere un'analisi, come avete detto prima, logica, anche oggettiva. Siamo la squadra dopo il Perugia che ha tirato più in porta, siamo la squadra che ha avuto 28 occasioni in 4 gare. In questo momento la squadra ha bisogno di certezze. È chiaro che c'è qualcosa che non va, perché subiamo delle reti assolutamente evitabili, un po' troppo facili. Non fa parte del mio credo, ma principalmente è nell'atteggiamento che noi dobbiamo migliorare. Questo è il messaggio che io sto cercando di passare alla squadra. E sono convinto che anche tutte queste difficoltà che sapevamo, o che perlomeno io sapevo, perché vi ho già detto la difficoltà dell'eterogeneità di alcuni ragazzi, la difficoltà di tenuta di alcuni ragazzi, alcuni infortuni importanti, ci portano a dover a volte entrare in una logica di gestione, no, della gara, e questo a me non piace, perché a me piace avere una mentalità sempre molto propositiva.
E la squadra lo sta facendo bene, perché i numeri ti stanno dicendo che lo stiamo facendo bene, però non i numeri del risultato, e quindi per fare il risultato occorre qualcosa in più e dobbiamo andare a prenderla. Questa volta probabilmente serve la vittoria a prescindere, anche per dare un segnale distensivo anche all'ambiente, alla tifoseria, anche insomma, secondo me anche allo spogliatoio, perché così è stato giocato che la vittoria aiuta poi a credere nei propri mezzi. Possiamo esprimere un grande calcio, però poi rimaniamo con un punto di nostri mani. Una vittoria in questo momento a prescindere. No, ma sono d'accordo, ma principalmente io voglio solo sottolineare questo. Nel mio percorso calcistico, e vi assicuro che non è poco, sia da calciatore che da allenatore, non mi è mai capitato di vincere una partita perché aspettavo che arrivasse la vittoria. Io devo creare i presupposti per vincere. E quindi ecco perché, secondo me, ecco, cioè io non posso aspettare l'episodio fortunato o la partita che non merito di vincere, ma la vinco, perché qui entro in una ottica di casualità o di situazioni che non mi piacciono. Io voglio invece insieme ai miei ragazzi volere, ricercare con grande determinazione, con il furore che ci vuole in questa categoria. C'erano tutti i presupposti a Cittadella, perché hai ribaltato il punteggio. Poi che cosa è successo? Io non so, sì, è una domanda molto difficile. È una domanda difficile perché... No, ti chiedo intanto se c'è anche un problema di condizione fisica, oppure no. Ma io direi che non è un problema di condizione fisica, è che questa squadra in dei momenti esprime un calcio importante, un calcio anche qualitativamente bello, e in quei momenti noi siamo pericolosi, perché è lì che non devi, cioè lì che diventi squadra forte, nel momento in cui non molli la presa. Cioè noi, dopo il gol subito al primo affondo, abbiamo fatto credo un'ora di calcio veramente creando delle occasioni che non è facile vederle in Serie B, perché quando poi cosa è successo? Che invece dall'altra parte gli avversari, che conoscono bene la categoria, sono rimasti in partita soffrendo con i denti, con le unghie, e poi hanno saputo anche creare i presupposti attraverso quella componente che la categoria ti richiede, di poter vincere anche la partita, no? E quindi questo per noi in questo momento di costruzione ci deve servire di lezione. Io dico sempre: o vinco o imparo. E quindi se non ho vinto devo imparare da queste situazioni qua, però insomma dobbiamo anche adesso farlo velocemente. Quindi tenuta mentale, questo è il punto, oppure... Penso di sì, perché comunque la squadra fino adesso non ha mai, nonostante ripeto alcuni giocatori che non hanno, ma è logico che non abbiano la tenuta, perché sono ragazzi che sono arrivati da situazioni diverse, ma questo non voglio che diventi un ritornello e un alibi, no? Perché questi giocatori devono fare 45 minuti, 50 minuti a tutta, e poi ci sarà un cambio. Ma il cedimento, secondo me, ma nemmeno cedimento, è il fatto di dire: va bene, forse ce la faccio ugualmente, no? Anche non buttando il corpo dall'ostacolo. E invece questo non deve avvenire nella nostra testa. Noi dobbiamo avere un'intensità mentale, un'attenzione mentale per tutta la gara, perché la Serie B è questa. La Serie B è terribile per questo motivo, perché ci sono squadre qualitativamente magari inferiori, ma che riescono a mantenere un'intensità e un furore per i 95 minuti o 98 minuti della gara, e piegarli è dura. Io ti faccio questa domanda perché hai spiegato benissimo il senso dell'avvicendamento, o meglio dell'ingresso in campo di Zampano, difesa a 5, 3, 5, Dio si voglia. Può anche non essere stato un invito questo invece al coraggio?
Sì, non, no, io credo che una squadra che ha una capacità di palleggio come la nostra, no? In un atteggiamento del genere, non dico che dovrebbe far scomparire il pallone dal campo, ma quasi, no? Perché comunque non è l'uomo in più o in meno. In questo momento ci sono anche dei ragazzi, Victor, io ancora da Silva non l'ho visto in campo perché comunque è rientrato da 7-8 giorni con noi. Sue è stato infortunato per molto tempo, cioè io cerco di mettere anche in campo giocatori che mi danno garanzia, ma non perché questi ragazzi non me la diano, state ben attenti, perché il percorso con gli infortuni che hanno avuto e tante situazioni, magari in quel momento ho ritenuto che, ripeto, l'atteggiamento del 3-5 fosse più propositivo ancora, perché non era dovuto l'inserimento perché loro giocavano con 4 attaccanti e allora tu volevi andare a io sapevo benissimo che loro lavoravano con un rombo, no? E quindi non era altro che avere una maggior protezione centrale, ma una maggior spinta sugli esterni con Zampano e con Grillo. Questo non è avvenuto, il risultato ci ha penalizzato e quindi è giusto che io mi prenda la critica, però la mia logica non era quella di fare un passo indietro, anzi era quella di mettere ancora più maggior percussione sugli esterni. No, no, assolutamente, anche perché non c'erano in quel momento i presupposti per fare questa scelta conservativa, non è che loro stessero spingendo o stessero creando dei presupposti. Io ho rivisto tante volte la partita e quindi so perché ho fatto questo. La partita però ti ricordo che c'erano stati degli errori macroscopici individuali, i 3 gol, 2 gol sono responsabilità di Pesce. Un giocatore così esperto, no, io voglio solo dire questo, no? E ripeto, lo dico veramente a gran voce, perché io sono il responsabile di questa squadra e se ci deve essere una critica mossa deve essere fatta verso di me, non verso i miei ragazzi. In campo si sbaglia, si può sbagliare. In questo momento c'è necessità di un gruppo che cresca. Passeremo da degli errori, questo lo so, però in questo momento io voglio rafforzare la posizione di tutti i ragazzi perché siamo in costruzione e abbiamo bisogno di non perdere nessuno. Quindi, visto, per capire, il gol Fresi non un problema dei singoli, ma al limite di fase difensiva fatta male, questo è già dovrebbe passare. No, fase difensiva non voglio dirlo, perché quando prendi, ripeto, è un atteggiamento, secondo me, è un atteggiamento proprio di maggiore determinazione, di non. Cioè, quando ricevi un cross da tre quarti campo quasi, no? Magari nella tua testa non c'hai la lucina rossa come se lo ricevi da 2 metri dal fondo, no? E questo, noi la luce rossa ce la dobbiamo sempre avere accesa nella testa. Una questione di attenzione. Sì, ma di determinazione. La stessa determinazione che, se mi permettete, ma lo dico perché l'ho detto anche ai ragazzi, che dobbiamo avere anche più sotto porta, perché non è possibile, ripeto, palloni che danzano dentro sulla linea e non metterli dentro, ma questo rientra sempre nell'atteggiamento e che comunque io credo che nella costruzione questi percorsi ci possono stare. Adesso spetta a noi, dobbiamo essere forti, ora è un momento importante, dobbiamo dimostrare di essere forti. Ecco, analizzando l'ultima per quanto mi riguarda proprio sui gol subiti, per esempio il primo, ma non per colpevolizzare questo o quell'altro, è un discorso in generale, io ho notato che c'è stata anche poca pressione nel momento in cui, per esempio, assolutamente, ma questa è stata una delle nostre, questo ecco dal punto di vista difensivo una cosa che noi dobbiamo, ma non che lo facciamo perché sull'esterno bisogna andare fuori a 2000 all'ora e rientrare dentro a 2000 all'ora, ma questo lo sappiamo. Ripeto, io credo che io sono fiducioso per natura, lo sapete, e credo che certe situazioni le limiamo. È chiaro che anche noi, come tutte le squadre, come tutti gli uomini, abbiamo bisogno di fiducia, però ce la dobbiamo andare a prendere, ce la dobbiamo andare a prendere con una partita di grandissima intensità mentale. Non possiamo aspettare che ci venga data
da chissà cosa. Adesso dobbiamo essere forti, dobbiamo reagire, detto proprio, ma i due esami terribili ci sono adesso nel giro di 6 giorni. Ma guarda, ma io allora io credo che ci sono dei momenti in cui vorresti giocare tra 20 giorni, no? Per avere più tempo per lavorare. Ma qui non è un fatto di lavoro. Sono contento che questa partita arrivi così veloce, perché in questo momento possiamo guardare subito ad andare a recuperare qualcosa. E io mi auguro, anzi sono convinto, che dal punto prestativo ci sarà questa convinzione di tutti. Che partita ti aspetti invece della Latina? Ma in Latina mi aspetto una squadra tosta, una squadra costruita con dei criteri dove ci sono giocatori di grande esperienza, ci sono dei giovani talentuosi. Ma ripeto, l'abbiamo visto oramai, abbiamo l'esempio di queste 4 gare. Io guardo il Latina con grandissimo rispetto, perché l'allenatore è bravo, insomma c'è un gruppo che ha sfiorato la Serie A a 45 minuti, era in Serie A, ma noi dobbiamo guardare a casa nostra. Se guardiamo gli altri non costruiamo niente, dobbiamo guardare molto a casa nostra. Ti fa un po' paura, tra virgolette, la probabile vendetta di Sforzini? Lui non ha usato parole dolcissime anche nei tuoi confronti, non riesco a capire perché l'allenatore mi ha escluso così facilmente. Ma è una parola, ma mai una spiegazione? No, ma io ripeto, io faccio questo lavoro dando tutto me stesso, con grande rispetto di tutti. E nel calcio ci stanno queste situazioni, poi quello che conta è il campo. In questo momento magari il campo sta dando ragione a lui, però ripeto, io le scelte le ho fatte con grande serenità, guardando anche il percorso di una squadra, certi equilibri, e quando parlo di equilibri in tutti i sensi. E quindi Sforzini è un giocatore indiscutibile, che non devo io spendere parole per lui, basta guardare quello che ha fatto. Però domani è un nostro avversario e noi abbiamo un obiettivo che non è la rivalsa o qualcosa verso o contro qualcuno. Io non mi piace giocare contro qualcuno, preferisco avere un obiettivo più importante. In questo momento è la crescita della squadra e trovare delle certezze, noi ne abbiamo bisogno. Sta bene chi no? E questa è una domanda, no? Nel senso, no, io credo che stiamo bene. Ora, a parte Maniero, lo sapete, Salomon ancora non ce l'abbiamo per questo problemino che ha avuto muscolare. Vabbè, i soliti Pasquato credo sia recuperato. Oggi valutiamo anche Caprari, anche se rientra, se magari può essere disponibile. Anche per una mezz'ora, vediamo, cioè, comunque lo rimettiamo dentro, penso, credo sia convocato, lo rivedo oggi, però ieri i medici mi hanno dato come disponibile, quindi niente, adesso andiamo sul campo, cerchiamo di recuperare delle energie, ne abbiamo bisogno. Lazzari sta bene. Lazzari sta bene, sì, scusate, sì, Lazzari. Avendo la seguita con molti colleghi anche l'anno scorso al Lanciano, dopo questo inizio di stagione, vederla così tranquilla sembra proprio molto molto sereno, per niente preoccupato. L'anno scorso sono un matto? No, perché l'anno scorso qualche volta, nonostante le cose fossero... No, ma guardate, allora, non mi piace guardare quello che è stato fatto lo scorso anno, però ci sono delle situazioni diverse completamente. Magari spero che mi vedete molto più teso, incavolato se le cose andranno bene, ma in questo momento io devo trasmettere questo, devo trasmettere delle cose positive, perché... Le sento assolutamente, non, la maschera non la posso tenere, assolutamente. Ripeto, c'è una classifica che ci sta penalizzando, forse oltre
i nostri meriti e demeriti. In questo momento vogliamo trovare un po' di convinzione e di equilibrio, ma lo dobbiamo far solo attraverso delle grandi prestazioni. Passa di lì. Mister, l'anno scorso, per lunghi tratti della stagione, forse per tutta la stagione, qui abbiamo ragionato e parlato tanto della mancanza nella squadra di uno o più leader, cioè di giocatori capaci di trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. Questa squadra attuale di quest'anno, guardate, il ruolo del leader nel calcio moderno, no? Del leader o del giocatore bandiera è sempre più difficile, è sempre più perché siamo tutti di passaggio, è tutto molto veloce, è tutto un calcio molto frenetico, molto cambiamenti continui, no? Io credo che il leader deve diventare il gioco e la squadra. Poi all'interno qui ci sono dei ragazzi di grandi valori e credo che da questo punto di vista ci possa dare una mano. Però a me non piace addossare o dare responsabilità di leader. Il leader deve essere qualcosa di condiviso da tutti, cioè la squadra e il gioco. Se noi ragioniamo da squadra, se ragioniamo da noi, il leader è già questo.